Ieri pomeriggio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato pesanti dichiarazioni alla stampa sull'emergenza sanitaria. Il governatore ha iniziato con un appello ai cittadini che ancora non hanno ricevuto il vaccino. Gli hub sono lì, hanno erogato un servizio francamente straordinario ai cittadini di Napoli, ma oggi non abbiamo i cittadini che partecipano alla campagna di vaccinazione. Ed è veramente un peccato, oltre che un atto di grande irresponsabilità, perché come sappiamo la variante Delta aggredisce sia chi ha fatto la prima dose, a maggior ragione chi non ha fatto nessun vaccino. Colgo ancora una volta l'occasione per sollecitare fortemente i cittadini di Napoli a partecipare alla campagna di vaccinazione. Mi rivolgo ai ragazzi in particolare. Siamo a fine giugno. Chi si va a vaccinare in questa settimana con Pfizer può fare il richiamo l'ultima settimana di luglio. Quindi può andare a farsi le ferie tranquillo anche ad agosto, immunizzato. E quindi faccio appello ai ragazzi perché vadano a vaccinarsi in massa. Altrimenti, lo ripeto per l'ennesima volta, avremo un mese di ottobre che sarà un inferno. Duro attacco al commissario Figliuolo per quanto riguarda il caos sui vaccini. Quello che non ha funzionato è una comunicazione nazionale demenziale. Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere lì che ha parlato ieri, il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse. Come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno gli dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui. E quindi in questi casi o si dimette il commissario, o si dimette il ministro della salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore. Dunque, quella comunicazione demenziale ha determinato un rallentamento drammatico e una crisi di fiducia in milioni di cittadini. Poi, per l'amor di Dio, ci sarà anche una componente di scarso spirito civico, di qualche componente di furbizia, tutto quello che si vuole, ma il punto di svolta è stato determinato da quella comunicazione.